Onorevole, intanto un'occasione per esprimere quali sono i valori ispiratori di questo partito. Innanzitutto i valori liberali. Noi siamo il punto di riferimento dei liberali italiani perché siamo presenti nel Parlamento italiano e perché presentiamo la nostra lista per gli europei. Noi liberal democratici siamo partito quindi liberale, moderato, riformista in Italia all'opposizione e in Europa abbiamo la nostra casa nell'LDR. Ecco, una campagna elettorale un po' stanca e anche distratta da tanti argomenti che poco convincono. Allora, vediamo quali sono i tre punti principali del vostro programma. Più Italia in Europa per valorizzare la qualità del Made in Italy che ci rende unici nel mondo. Più Europa in Italia, quindi l'Europa dei giovani, delle donne, di chi fa ricerca, impresa e investe in tecnologia. Vogliamo anche un'Europa più sicura con il rafforzamento della polizia transfrontaliera per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, l'immigrazione clandestina. Vogliamo anche che siano finalmente applicate le norme in materia di sicurezza sul lavoro che esistono in Europa come in Italia, che l'Europa spinga e bastoni anche l'Italia perché in Italia purtroppo non si applicano. Lottiamo anche per i diritti dei diversamente abili. Abbiamo infatti tra le nostre fila l'associazione del MEDA, il Movimento Europeo dei Diversamente Abili. Ecco, cosa pensate di fare per colmare questo distacco che c'è tra i cittadini e la politica, che sta marcando veramente un passo un po' pesante? Ma in realtà i cittadini amano la politica, in Italia se ne parla tantissimo di politica ovunque, nei bar, nelle case, nelle riunioni tra persone, quelle normali, quelle vere, quelle vive. Il problema è che i cittadini non amano la vecchia politica, i politici, i vecchi politici. Ecco, noi diciamo sempre che l'Europa non deve essere un parcheggio per politici in disuso, per i professionisti del nulla, per il veliname di turno. Noi vogliamo portare il meglio delle nostre energie, gente preparata, con un curriculum alle spalle e perché no, magari anche sottolineare l'importanza di avere una donna capolista, unica capolista in tutte le circoscrizioni, unica leader donna di partito capolista in tutte le circoscrizioni può anche significare che noi le donne non le usiamo per il loro aspetto fisico, non le usiamo per fare da riempilista, noi vogliamo semplicemente neanche fare politiche di genere, ma che il lavoro femminile sia valorizzato e abbia la stessa dignità di quello maschile. Mi pare che ci sia un messaggio di grande fiducia, allora sintetizziamolo con uno slogan che può essere il vostro slogan elettorale. Aprite con noi la gabbia della vecchia politica e liberate il vostro voto.